Hola Rockers, bentornati nel mio canale. Oggi parleremo di come andare a memorizzare i movimenti sull'armonica, ma soprattutto come approcciarci allo studio di questo strumento all'inizio. Prima di cominciare la nostra chiacchierata, ti chiedo di sostenere il mio canale iscrivendoti, attivando la campanella e mettendo un bel like a questo video. Cosa succede le prime volte che ci approcciamo allo strumento armonica? Che sia un'armonica diatonica, cromatica, tremolo, le difficoltà iniziali sono bene o male sempre quelle. La difficoltà più grossa che incontriamo all'inizio e che ho riscontrato in tutti i miei allievi essere comunque una problematica trasversale, è il fatto che noi sull'armonica non possiamo letteralmente vedere che cosa succede. Infatti, se fossimo un pianista, se fossimo un chitarrista o qualunque altro strumento normale, bene o male, abbiamo la sensazione di utilizzare le mani, guardiamo come posizioniamo le mani e poi andiamo magari a capire come si mettono le labbra e compagnia bella. Però abbiamo sempre diciamo, la nostra testa ha un aiuto in più, quindi possiamo anche visivamente imparare come si suona uno strumento. Mentre l'armonica è qui, e quindi è tutto compresso in una coppa. Non possiamo andare a vedere come agisce la nostra bocca, come agisce la nostra lingua, come agiscono le labbra, come impostiamo il nostro suono sullo strumento, perché sono tutte impostazioni interne. Quindi, come abbiamo detto qualche video fa, poi ti lascio qua il link, dobbiamo andare a vivere di sensazioni, un po' come il cantante. Quando si impara a cantare, ovviamente non ci possiamo guardare nel collo, a meno che non prendiate strane decisioni, ma non è questo il caso. Quindi il cantante vive di sensazioni, dove senti la vibrazione, dove mando l'aria. Ecco, l'armonica, più o meno le sensazioni da memorizzare sono appunto quelle. Quindi quanta aria utilizzo sullo strumento, come posiziono le mie labbra proprio a livello fisico. Cercate proprio di andare a memorizzare le sensazioni che ti dà lo strumento mentre le suoni. Queste sensazioni poi diventeranno delle memorie muscolari, e qua ritorniamo al video che ti dicevo prima. Quindi andiamo proprio a sviluppare delle tecniche che poi i nostri muscoli andranno a mettere sullo strumento in maniera sempre più precisa. Quindi all'inizio cerca proprio di individuare che cosa stai facendo e capire: ah, ok, magari ad esempio stiamo suonando il secondo foro, non ci viene tanto bene. Quando riusciamo a farlo suonare bene, alt, fermi tutti, mi faccio una foto mentale di come sono messo in quel momento lì, quant'aria sto utilizzando, come ho messo le labbra, la sensazione proprio fisica dello strumento. Tutte queste sensazioni insieme poi daranno come risultante il suono. Altra cosa che ti posso consigliare all'inizio è proprio quella di prendere bene la mira sullo strumento, non solo con le labbra, ma proprio a livello fisico. Quindi è uno strumento che si tiene nelle mani, piccolo piccolo. Dobbiamo cercare anche con la muscolatura delle braccia e della faccia, ovviamente, di andare a individuare il singolo foro. Un ottimo esercizio è proprio quello, ad esempio, sul 2 aspirato, il nostro fantastico 2 aspirato, che è quello che ci dà sempre un po' di problemi all'inizio. E se non sai perché ti dà problemi, ti mando qua un altro rimando ad un link di un altro video che abbiamo fatto sul 2 aspirato. Andiamo proprio a fare questo tipo di esercizio. Stacchiamo l'armonica e la imbocchiamo, andando sempre, o perlomeno cercando, di andare sempre a suonare il nostro 2 aspirato o il nostro 2 soffiato. Proviamo a farlo su un tempo. 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4. Come vedi, è sempre uscita la stessa nota, pulita, con un giusto suono, nonostante io l'abbia sostanzialmente presa al volo, quindi non mi sono messo lì 2 ore a cercare il foro. Perché? Perché questo lavoro l'ho già fatto molto tempo fa. E quindi ormai, diciamo, la mia sensazione proprio muscolare, le mie memorie muscolari sono abituate ad andare a prendere il singolo foro, quello che sia, subito, ok? Quindi dobbiamo proprio abituarci a rendere naturale una cosa che all'inizio assolutamente naturale non lo è.
Ti è mai capitata questa sensazione, quindi all'inizio di dire non capisco come si fa, caspiterina, una cosa mi viene, l'altra no, magari una volta sì, un'altra no. Insomma, avere un po' queste sensazioni di disagio sullo strumento è totalmente normale. Anzi, fammi sapere nei commenti se è successo qualcosa di particolare oppure proprio cosa ti sta capitando in questo momento nell'individuare il singolo foro piuttosto che gli accordi, piuttosto che altro. Oppure dei metodi magari bizzarri che ti sei inventato per andare a prendere il singolo foro, ad esempio mettendo lo scotch. Ho qualche allievo che ha fatto anche questa cosa. Non mettete lo scotch, mi raccomando, lo scotch sull'armonica non si mette, il singolo foro si individua o con le labbra o con la lingua, ma mi raccomando, non prendete questi vizi che poi dopo, quando togliete lo scotch, siete ancora punto a capo. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, mettimi un bel like, attiva la campanella e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato su tutte le ultime pubblicazioni. Ti invito a fare un salto sul mio sito stefanolucignolo.com, potrai così iscriverti alla mailing list, è totalmente gratuita. Se poi vuoi prendere una lezione online con me, potrai prenotare direttamente dal mio sito la tua lezione online. Ti invito inoltre a fare un salto anche su Telegram, Lucignolo Academy, dove pubblicheremo contenuti extra, sondaggi, chiarimenti, potrai farmi tutte le domande che vuoi. Ti aspetto anche su Telegram. Che dire, rockers, per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo più o meno con queste tempistiche. Ciao!